Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e bentornati in un nuovo episodio della Pixelmon. Episodio che cominciamo qua all'interno della nostra pensione, insieme in compagnia della squadra completa, perché sarà la protagonista di questo episodio. Intanto li richiamo un po' tutti perché, come vedete, sono un pochino ingombranti. E quindi eccoli qua che li richiamiamo tutti. Salve signor Lucario, torni pure dentro. E questo episodio sarà molto molto strano e particolare ragazzi, perché è successo un bel guaio. In pratica avevo già registrato questo episodio ed è successo un patatrack. Comunque andiamo per gradi. Intanto vi voglio far vedere un pochino la casa, che è incompleta, quindi non la vedremo in questo episodio, ma voglio farvi vedere un po' i progressi. Ora, ecco da qua. Guardate un po', in pratica è quasi completa. Le foglie hanno preso possesso, lassù c'è una Pokéball che è sorretta dalle foglie e sta prendendo davvero forma. Credo che nel prossimo episodio riusciremo davvero a vederla nel suo complesso. Mi manca ancora un po' l'interno, ma ci sto lavorando e pian piano vedremo tutto. Altra cosa ragazzi, ora parte la clip che vi fa vedere che ho ottenuto un'altra Charizardite X. In pratica sono riuscito a sconfiggere un altro mega boss e me l'ha droppata. Ma soprattutto ragazzi, novità del novità, guardate un po' l'inventario, ho 3 medaglie. In pratica nell'episodio che ho già registrato sono andato alla ricerca delle palestre, ne abbiamo sconfitte 3, ma purtroppo non ha registrato l'audio di gioco, quindi ora partirà praticamente un commentary e vi faccio un po' capire quello che è successo. La prima palestra che abbiamo incontrato è stata quella di tipo psico, ben strutturata da parte degli sviluppatori perché c'erano dei muri invisibili, era di livello 25 quindi abbastanza scialla da sconfiggere. L'unica cosa che mi sono un po' perso appunto per cercare i percorsi, ma abbiamo ingaggiato tutti gli allenatori, alla fine sono arrivato al capo palestra, l'ho sconfitto e abbiamo così ottenuto la prima medaglia. La seconda palestra che siamo invece andati a vedere era di tipo volante. Questa palestra era strutturata all'interno di un albero e si doveva fare un po' di parkour e sconfiggere tutti gli allenatori. In questa palestra c'erano davvero tantissimi allenatori prima del capo palestra. Questa palestra era di livello più o meno 35 e anche qui, per fortuna, grazie all'X-Ray che ho utilizzato molto molto spesso, siamo riusciti a prendere la seconda medaglia, ovvero la medaglia Zefiro. Ma la palestra che un po' mi ha dato da pensare è stata la terza, ovvero quella di tipo terra, perché era a livello 50, quindi era un po' impegnativa e soprattutto sono riusciti a mandarmi giù tutta la squadra. Questo mi ha fatto capire che ho sottovalutato le palestre, che dobbiamo assolutamente allenare la nostra squadra e occuparci del moveset. Però alla fine, alla seconda volta che sono andato a sconfiggere il capo palestra, ce l'ho fatta. Era una palestra molto molto strana, strutturata in maniera molto molto bella, ma alla fine abbiamo ottenuto la medaglia terra e quindi eccola qua. Vi faccio vedere di nuovo dall'inventario le 3 palestre. Abbiamo la Psychic Badge, abbiamo la medaglia Zefiro e la medaglia terra. E davvero è stato difficile appunto. Mi voglio occupare anche del moveset, ma prima di farlo voglio andare alla ricerca di altre 2 palestre. Ne ho trovato altre 2, quindi pensavo in questo episodio di provare a sconfiggerle. Non so di che tipo sono e neanche di che livello sono, quindi potrei aspettarmi una palestra di livello 20 come una palestra di livello 80. Ecco, se fosse già di livello 80 sarebbe molto molto difficile da sconfiggere. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, visto che abbiamo fatto un bel po' di commentary, e direi di raggiungere la prima delle palestre. Eccola qui ragazzi, in pratica dalle statue mi fanno capire che è di tipo erba o piuttosto magari di tipo veleno, ma credo sia di tipo erba. Prima di andare a vedere di cosa si tratta, io come rito vado a curarmi la squadra, anche se dovrebbe essere a posto. Una cosa che ho notato però ragazzi, che quando sono, intanto salve, diamo i Pokémon al dottore, quando ci sono le palestre nei villaggi manca il market. Ci può essere a volte il fabbro, ma probabilmente stavolta non c'è, infatti mi sto guardando attorno, il fabbro non lo vedo. Però manca il market e quindi non so bene se è una qualcosa che devono fixare, non lo so. Intanto ci guardiamo un po' attorno, perché questa palestra sembra ben strutturata e sono curioso di capire di che tipo si tratta. Ora, ho anche notato che qua per salire ci vuole un po', quindi aspettate che prendo magari qualche blocco, così facciamo la scaletta. Eccolo qua, un bel blocco di terra, facciamo così, salve. Benvenuto nella Wooden Greenhouse. Oh bene, quindi di tipo erba. A questo punto questa è una palestra per nostro Charizard. Ok, non so bene i livelli, quindi probabilmente magari è di livello 10 e Charizard è abbastanza forte. Però ne approfitto anche per continuare a caricare l'orb. Come vedete siamo a 104 di utilizzo. E poi ho anche portato i condividi esperienza per livellare soprattutto Greninja, Shiftry e l'X-Ray, che però sono saliti un po' di livello, perché con le palestre livellano davvero tantissimo. Quindi, oh, ci ha ingaggiato con un Garvandula di livello 100. Questa è una palestra di livello 100, ragazzi. E non so bene se sono preparato ad affrontarla. Il tipo è dalla mia, perché comunque in teoria con Charizard dovrei fare abbastanza danni, ma
Proviamoci. Intanto gli allenatori ci ingaggiano subito. Oh, va giù di Scisor. Molto bene. Guardate un po' quanti punti guadagna la squadra. E credo si sia buggata. Bene, ricominciamo. Andiamo giù con un fuoco bomba. E dovremmo anche buttarlo giù easy. Molto bene. Di nuovo il turno di Scisor. E quindi andiamo ancora con un bel fuoco bomba. Ma ci fa un po' di danno. Va bene, abbiamo guadagnato 32 Pokédollari. Abbiamo anche livellato. Guardate un po' quanto salgono in fretta. Il primo allenatore è fatto. Andiamo da queste parti. Vediamo un po'. Secondo allenatore. Eccolo qua. Oh, un Scyther. Andiamo giù di fuoco bomba. Oh, stavolta posso anche girare la visuale. Stavolta. Va bene, super efficace, quindi Scyther è esausto, molto bene. Abbiamo già vinto la battaglia, aveva solo il Scyther. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, vediamo un po' il terzo allenatore, che è sempre lui, quindi lo sfidiamo. Giriamo un po' la grafica, non possiamo. Ha un Livanni, che con un fuoco bomba va giù. E quindi per fortuna Charizard è abbastanza skillato contro questa palestra. Ma intanto abbiamo anche già finito il fuoco bomba. E con Pirolancio facciamo davvero pochissimo. Ha buttato giù un Sceptile. Bene. Va bene. Che va giù. E Ninjask. Molto bene. Greninja è salito di livello. Luxray è salito di livello. Andiamo ancora con un Pilorancio contro Ninjask. E lo buttiamo giù. E abbiamo vinto anche questa battaglia. È stato molto molto facile. Qua c'è già il capo palestra. Eh no, aspettate che voglio ingaggiare anche lui stavolta. Voglio fare tutti gli allenatori. Un Butterfree che con un Pirolancio dovrebbe andare giù molto molto easy. Ha un Garvandula ancora di livello 100. Molto bene, siamo stati fortunati a trovare una palestra di livello 100 con il nostro Charizard che è appena stato sconfitto. Quindi scherzavo. Allora andiamo giù con un Water Shuriken. Scherzavo, che sto facendo. E infatti volevo fare un Idro Vampata per cercare di bruciarlo. Scherzavo, purtroppo. Vediamo un po', Fendifoglio assolutamente no. Proviamo a fare uno Psicotaglio, che non dovrebbe far tanto tanto male. Butta giù Gallade, andiamo giù di Zuffa. Non facciamo assolutamente danno. E quindi qua era per forza il protagonista Charizard. E senza Charizard, come vedete, siamo messi malissimo, malissimo. Proviamo a fare, non so, un Forza Sfera di tipo Lotta. No, andiamo giù di tipo Drago. Facciamo un danno considerevole, ma assolutamente dobbiamo andare a curarci, perché come vedete purtroppo la nostra squadra non è in grado di affrontare una palestra di livello 100, se non con Charizard che è già a livello 100. Buttiamo giù Luxray che è l'ultimo e possiamo fare uno sgranocchio cattivo, ma non facciamo in tempo. Oh, intanto ho rovinato la palestra, ma sono dettagli. Vado a curarmi e ci riproviamo. Ragazzi, inaspettatamente butta giù un Volcarona, l'ultimo allenatore. E questo è un male. Proviamo a fare un volo, anche se credo che lui mi farà molto danno. No, non fa in tempo, molto bene. Abbiamo ottenuto 32 Pokédollari. Shifty, Greninja e Luxray salgono di livello ancora una volta. E a questo punto chi c'è? C'è un simpaticissimo Sentret che ci fa danno. Ma io vado a curarmi, anche perché a questo punto manca solo il capo palestra. E quindi siamo alla resa dei conti. Diamo giù Charizard e vediamo un po'. Intanto va giù di Beedrill. Io proverei con un Pirolancio a buttarlo giù molto molto facilmente. E non ce la facciamo. E andiamo giù ancora di Pirolancio. Rimonta. Wow. Ninjask è molto molto pericoloso. Molto molto pericoloso, ragazzi. Io provo la mega evoluzione. Spero di riuscire a buttarlo giù con un fuoco bomba. Ma la vedo davvero difficile, ragazzi. Credo che questo capo palestra sia molto molto difficile da battere. Proviamo giù a buttare un Greninja, che dovrebbe anche essere avvelenato easy, molto molto velocemente. Quindi stiamo messi davvero benissimo. Proviamo a fare un Idro Vampata, che non fa molto male, ma non facciamo in tempo. Gallade è subito avvelenato contro un Parasect. Proviamo a fare un Zuffa, ma non credo faccia nessun tipo di danno, assolutamente no. Come vi ho detto prima, Charizard è l'unica carta vincente che abbiamo per questa palestra ed è anche l'unico a livello 100, ragazzi. Quindi questo vi fa capire davvero la difficoltà delle palestre. E a questo punto, ragazzi, come vi dicevo, è di vitale importanza livellarli e soprattutto farli il moveset. Il moveset che ho, perché nei vostri commenti ho ottenuto tutti i moveset, quindi in realtà mi basterà leggerli e lo faremo molto molto presto, perché come vedete, intanto Lucario si è anche addormentato. Ci manca un Venomoth di livello 100. Tutti i Pokémon papabili per il nostro Charizard, ma escluso Charizard, appunto, non abbiamo possibilità di vittoria. Ragazzi, ci riproviamo. Stavolta, visto che abbiamo battuto tutti, possiamo anche passare dall'alto. Ora, vediamo un po' come comportarci, perché lui utilizza Rimonta.
E Charizard è praticamente l'unica arma che abbiamo. Non voglio cambiare squadra o mettere i leggendari. Abbiamo la possibilità, possiamo mettere Groudon piuttosto che Entei, eccetera. Ma sarebbe barare. Io voglio conquistarmi tutte le medaglie con la mia squadra, quella che ho preparato fin da livello 1 e che ho tanto bridato. Quindi in realtà, ora io ci riprovo. Se vediamo che non ci riusciamo, ragazzi, a questo punto io proverei a fare intanto una mega evoluzione, un bel fuoco bomba, sperando di buttare giù il Beedrill prima che utilizzi rimonta e mi shotti Charizard. Se non ci riusciamo, ci spostiamo in un'altra palestra che ho trovato, che non ricordo bene, ma dovrebbe essere di tipo elettro, e vediamo un po' di che livello è, e continuiamo a livellare. A livellare perché, assolutamente, guardate un po', lui rimane con un PS, immagino che abbia lo strumento. Guardate un po', rimonta e mi lascia con un PS. Eh sì, guardate un po'. Io provo a fare un volo, ma come vedete Charizard va giù. Ed è inutile continuare a contrastarlo con la mia squadra che è impreparata, ragazzi. Quindi a questo punto lasciamo qua Equal e ci rivedremo molto presto. Curiamo la squadra e raggiungiamo la seconda palestra. Ecco, in questo caso, ragazzi, c'è la torre. Ora voglio vedere se c'è il market, ma come vi ho detto sospetto che non ci sia quando ci sono le palestre. Non so neanche se c'è il fabbro, quindi facciamo una piccola visita dall'alto prima di andare a curarci, assolutamente. E intanto, mi ricordavo bene, la palestra è di tipo elettro, come ci suggerisce il Jolteon appeso lassù. C'è anche un mega boss laggiù, c'è un altro centro poké. Vediamo un po' cosa contiene intanto il nostro fabbro e poi andiamo a curarci e proviamo a vedere un po' com'è questa palestra e se soprattutto è di livello accettabile. Non c'è niente di importante, quindi vado a curarmi. Oh, è anche qua giù, grazie mille, si prenda pure i miei Pokémon. Li vuole? No, a quanto pare no, e invece sì, li prende. E vediamo un po', sperando che sia un livello accettabile, sperando di poterla sconfiggere con Charizard. Voglio ottenere alcune medaglie in questi episodi e poi probabilmente le palestre le teniamo un po' da parte fin quando non avremo la squadra abbastanza skillata, anche perché non voglio fare episodi solo incentrati sulle palestre, ragazzi, quindi faremo un po' tutto. Intanto vediamo un po'. Oh, Voltage Gym. Benissimo. Qua abbiamo le piattaforme, da qua non possiamo andare, questo lo so perché nel quartier generale ho utilizzato queste piattaforme. Dobbiamo passare da qua e subito ingaggiamo, e anche questo è di livello 100, ragazzi. Che culo, abbiamo trovato le palestre più difficili. E oggi è il giorno del crash del server e in pratica non c'è più però l'allenatore. Proviamo a vedere un po' se qua lo becco, no, pare di no. Aspettate che provo a tornare indietro, ma a quanto pare non c'è più. Possiamo andare direttamente dal capo palestra. Eccolo qua, un plus di livello 100. In realtà non è il capo palestra, assolutamente. Eccolo qua l'allenatore. E dobbiamo mega evolverci. Mega evolverci e fare un bel pirolancio cattivissimo contro quel plus di livello 100. E davvero io non sapevo che fossero entrambe di livello 100 e pensavo che fosse molto molto semplice. In realtà, come vedete, non lo è. Non lo è assolutamente. E se io comincio a sprecare i PP già da adesso, siamo messi male. Vuol dire che nel prossimo episodio, oltre a preparare la squadra con i moveset, dobbiamo anche prepararci un bel po' di strumenti che in realtà ho nelle chest. E quindi cominceremo anche ad utilizzare anche quelli che saranno indispensabili per continuare la nostra battaglia. E cominciamo con un Electrode di livello 100 che io provo a buttare giù con un altro fuoco bomba. Intanto giro un po' la visuale. Eccolo qua, ci sono ben 1, 2, 3 allenatori, uno l'abbiamo già sconfitto. Non so bene dove sarà il capo palestra perché sono strutturate davvero benissimo queste palestre. E intanto non è andata a segno il fuoco bomba, non chiedetemi perché. Intanto vado giù di pirolancio, Charizard comincia a prendere danno, non è troppo. Proviamo a vedere un po' se riusciamo. Oh, intanto lui cambia Pokémon e ci butta giù Magnezon, che io provo a buttare giù e ce la facciamo con un fuoco bomba. Abbiamo un Electrode che ancora dobbiamo sconfiggere. Andiamo giù di pirolancio, vediamo subito. E a questo punto sì, ragazzi, nello zaino dobbiamo anche prepararci rivitalizzanti piuttosto che super pozioni, eccetera, perché come vedete io ora ho il Charizard mezzo fuso e probabilmente non arriveremo neanche al capo palestra neanche stavolta. E questo significa che dobbiamo tornare a curarci, eccetera. Volevo però farvi vedere questo episodio, ragazzi, per farvi rendere conto della difficoltà delle palestre. Quindi in realtà questo è una sorta di tutorial dell'aggiornamento, ancora una volta, che è stato fissato. E come vi avevo detto, siamo stati non fortunati di più a trovare le prime palestre abbastanza facili. Devo dire anche quella di livello 50 però è stata molto molto semplice da sconfiggere. Intanto io sto provando ad andare via. Ecco qua, ce la facciamo.
Torniamo a casa, ragazzi, voglio farvi vedere un po' l'inventario delle mie MT. Ho tante tante mosse molto molto valide, quindi cominciamo a preparare la squadra. La cosa si fa seria perché ora parte la caccia alle palestre. Voglio tutte le medaglie e ci riusciremo. Guardate un po', due chest e anche un po' di più, ecco qua, di mosse speciali. Poi queste invece sono le mosse un pochino diverse, quelle che non sono, diciamo, MT particolari. Come vedete anche il mio magazzino non ha ancora subito nessun tipo di stravolgimento in realtà, perché ancora ci devo lavorare, però qua abbiamo degli strumenti curativi, abbiamo altri strumenti da dare. Ne approfitto per chiedervi anche di lasciarmi un moveset da assegnare alla mia squadra. Direi che possiamo stare qua nel magazzino, perché nel prossimo episodio appunto ci prepariamo per queste due palestre di livello 100. Voglio anche continuare con le evoluzioni di prima generazione, perché voglio completare il Pokédex, voglio anche catturare gli altri leggendari, quindi c'è tanto tanto da fare. Ma abbiamo scoperto una amara verità stavolta, ovvero che le palestre non sono da sottovalutare, e quindi ci impegneremo per sconfiggerle e andare avanti. Detto ciò, io direi che per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto, e se è così invita a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi lascio altri due video nella scheda finale, e come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!